Cari amici, domenica scorsa era la domenica del buon pastore. Il legame essenziale fra le pecore e il pastore era il punto di riferimento in cui Cristo ci voleva far capire come è profondo il nostro legame e come deve essere anche profondo il nostro legame con Lui. Abbiamo visto anche come la pecora senza il pastore non può sopravvivere. E perché questo esempio, un animale così impreparato per poter sopravvivere da solo? È giustamente per questo, perché senza di lui, come dice oggi nel Vangelo, noi non possiamo far nulla. Oggi l'immagine è molto più familiare, molto più vicina a noi. Siamo circondati di vite e basta fare una bella passeggiata qui nei dintorni in qualsiasi epoca dell'anno per vedere quanto amore e quanta dedizione ha il vignaiolo per la sua vigna. E c'è un legame anche profondo fra la vite e il tralcio e fra il vignaiolo e la vite. E da questo punto di vista forse l'immagine ecclesiale è molto più forte perché si parla anche nella vite di una linfa che è essenziale perché la pianta possa vivere e dare il frutto. E forse non si vede, ma si sa che se non c'è, muore. E così il legame di comunione che dà la grazia nella vita cristiana fa che la Chiesa sia veramente una vite che dà il frutto e che ognuno di noi è quel frutto che porta a sua volta a cercare agli altri perché possano, anche loro che non sono inseriti nella vite, poter dare il frutto che Cristo spera. Da questo punto di vista l'amore per la sua vigna fa sì che Cristo sia per ognuno di noi il punto di riferimento. E così come le pecore senza il pastore non possono vivere, anche noi, tralci, senza essere inseriti nella vigna e senza la cura e le premure del vignaiolo, non possiamo far nulla. Cristo parla anche della potta in questo Vangelo. Il dolore che alle volte può provocare una lacerazione, in un momento anche particolare della storia ecclesiastica come questo, in cui ci sono tagli, ci sono rinnovamenti, ci sono chiusure in vista forse di un raggruppamento e di una futura apertura, ci fa pensare che non tutto il male viene per nuocere. E quando c'è l'azione dello Spirito Santo per poter riaggruppare e rilanciare la Chiesa, sempre sarà per noi l'opportunità di vivere nella Chiesa una vera e propria primavera. Chiediamo in questa domenica che il Signore ci faccia docili per poter essere sempre inseriti in questa vigna e che ognuno di noi anche abbia la docilità e la prontezza per poter morire sapendo che se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo e la vigna senza la potatura non sarà una vigna rigogliosa. Che il Signore ci dia anche la grazia di poter dare il frutto che il Signore aspetta e come dice in un'altra parabola, il 100, il 30, il 20, quello che Lui aspetta di noi, però nella nostra generosità che quel frutto possa disettare la sete di Dio che il mondo ha e che la nostra testimonianza possa servire anche agli altri per capire che questa linfa vitale che non si fede è l'opera dello Spirito Santo che ognuno di noi riceve costantemente grazie all'intercessione della Chiesa.